Per la milionesima volta, l'universo Marvel ha aggiornato le date di uscita dei suoi progetti e considerando il successo di Shang-Chi e Venom 2, si può sperare finalmente possa essere la volta buona. Quindi, se avete tirato fuori carta e penna per segnarvi queste nuove date, direi di non perdere altro tempo e di partire subito. Buongiorno a tutti, state guardando Taglia il Nastro. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi a questo canale perché tanti altri video stanno per arrivare. Partiamo dal progetto più prossimo, ovvero dal film di Eterni, l'uscita del quale è fissata il 3 novembre di quest'anno. Non molto è noto su quest'opera cinematografica, ma grazie all'ultimo trailer abbiamo già avuto un primo incontro con tutti i personaggi chiave. In più, è stata diffusa pure la sinossi ufficiale secondo la quale Eternals dei Marvel Studios presenterà una nuova eccitante squadra di supereroi nel Marvel Cinematic Universe e tratterà di antichi alieni che hanno sempre vissuto sulla Terra in segreto. In seguito agli eventi di Avengers Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire dall'ombra per riunirsi contro il più antico nemico dell'umanità, ovvero contro i Devianti. Semplicemente vedremo quindi dei supereroi superpotenti presenti sulla Terra fin dall'inizio dei tempi, considerati nel corso dei secoli degli dei, sempre rimasti però all'ombra che, visto l'arrivo dei Devianti, gli unici nemici che prendono in considerazione, a quanto pare, saranno finalmente costretti ad uscire allo scoperto. I Devianti si risveglieranno, molto probabilmente a causa dello schiocco delle dita di Hulk. Ma non dilunghiamoci troppo perché subito dopo l'uscita degli Eterni vedrà luce un altro progetto che attendiamo con tanta ansia, la serie TV dedicata all'Occhio di Falco, prevista in uscita su Disney Plus il 24 novembre sempre di quest'anno, il che vuol dire che una volta terminata la serie What If, dovremmo aspettare più di un mese prima di tornare a vedere cineopere targate Marvel Studios, perché a concludere l'anno che è in corso sarà ovviamente il film più rimandato della storia, signori e signori, Spider-Man No Way Home, che dovrebbe uscire il giorno 17 del mese di dicembre. Riguardo al terzo film sul Uomo Ragno, tra l'altro, ci sono delle novità di cui vi vorrei parlare. Un paio di settimane fa, per esempio, Andrew Garfield, l'attore che ha interpretato il Uomo Ragno in The Amazing Spider-Man, nel corso di un'intervista televisiva allo show di Jimmy Fallon, ha smentito per l'ennesima volta i rumor che parlano della sua presunta apparizione nel terzo capitolo della saga di Holland, che Garfield ha già descritto come Spider-Man perfetto. E a questo punto direte voi, se ha detto che non ci sarà, allora non ci sarà. Ma c'è un grosso ma. In rete sono presenti delle foto davvero interessanti, come queste qui, in cui si vedono chiaramente Andrew e Toby, oltre che un video in cui il primo dice persino qualcosa. Potrebbe di certo trattarsi delle solite manipolazioni, potrebbe trattarsi di deepfake per esempio, ma il fatto sta che questi materiali fanno parte del leak di fine agosto, l'autenticità del quale è stata confermata dalla Sony stessa. Anche perché chi poi si è messo a riguardare tutti i film precedenti non ha trovato scene che potessero assomigliare a quelle viste nel breve video. Quindi non si tratta di scene vecchie. In più, non può trattarsi di deepfake perché nessuno fino ad oggi ne ha rivendicato i diritti e considerando il costo di un deepfake di questa qualità, qualcuno l'avrebbe sicuramente fatto. Il che vuol dire che quasi sicuramente il trio di Spider-Man prima della fine di quest'anno lo vedremo. No Way Home, come ha detto Benedict stesso, ci sorprenderà già che sicuramente ci parlerà del multiverso, ma non sarà il miglior progetto della fase 4, perché a stupirci ci penserà il film in cui è lui ad essere il protagonista, ovvero Benedict, ovvero il film sullo stregone intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, previsto in uscita il 25 marzo del 2022. Sul film di Strange molto si è già parlato. Un paio di video li trovate anche su questo canale. La novità invece riguarda la comparsa di questa foto qui, uno schizzo CGI che vede raffigurato un certo Professor X. Gli autori dello schizzo sostengono che Charles Xavier appunto apparirà nel film sullo stregone e con lui che verranno introdotti quindi pure gli Illuminati, come se tra Eterni, Devianti, Mutanti, eccetera, non ne avessimo già abbastanza. Le voci sull'arrivo degli Illuminati non sono nuove, ma risulta difficile pensare che il film su Strange posso includere davvero pure loro, già che ci sono fin troppi personaggi già così confermati, quindi molto probabilmente si tratterà di un semplice cameo, insomma ci sarà da divertirsi. Così come ci sarà da divertirsi con il prossimo film di cui vi sto per parlare. Prima però vi vorrei ricordare che Taglia il Nastro non è l'unico nostro canale, c'è per esempio anche il canale chiamato Storie Curiose, che non senza fatica stiamo cercando di far crescere. Sul canale trovate molti video interessanti, soprattutto a tema storico, se vi va quindi date un'occhiata. Il link comparirà ora in alto a destra. Adesso, clic.
Tornando al secondo progetto divertente del 2022, il suo titolo è Thor Love and Thunder, film fissato per ora per il 4 di maggio. Perché è divertente? Beh, perché a dirigerlo è tornato Taika Waititi, lo stesso che ci ha regalato Thor Ragnarok. E anche di questo film vi ho già parlato più e più volte, della novità invece ci sono le dichiarazioni di Waititi, secondo cui il film verrà girato utilizzando una tecnologia tutta nuova, chiamata Plate Light. In pratica questa tecnologia utilizza una combinazione di illuminazione ad alta velocità e riprese al rallentatore per catturare più tipi di impostazioni di luminosità all'interno di un singolo frammento, il che è molto utile soprattutto se si parla del dio del tuono, di colui che oltre al tuono controlla pure i fulmini. Visto e dimenticato Thor Love and Thunder, ci aspetta un altro film molto ambizioso, già che per l'8 di luglio è prevista l'uscita di Black Panther 2, film omaggio all'attore protagonista scomparso prematuramente Chadwick Boseman. Il particolare più interessante riguarda la presenza già confermata di un personaggio chiamato Riri Williams, colei che nei fumetti prende il posto dell'Uomo d'Acciaio. Nei fumetti Riri Williams è una studentessa di ingegneria di 15 anni che ad un certo punto disegna un'armatura simile a quella di Iron Man usando un materiale rubato dal campus. Quando la sicurezza del campus la scopre, ella fugge mentre indossa la tuta. Tony Stark è morto fisicamente e ha trasferito la sua conoscenza in un dispositivo, diventando un'intelligenza così artificiale, sente parlare della impresa di questa giovane ragazza e va ad incontrarla. Durante il loro incontro, Tony decide che appoggerà la sua decisione di diventare una supereroina. Questo però appunto nei fumetti, nel film invece non è ancora del tutto chiaro che ruolo occuperà. Anche se in rete ci sono per esempio già delle foto che ci raccontano appunto di questa sua fuga. Parlando di altre novità, si può supporre Shuri possa diventare la nuova sostituta di Black Panther, in quanto l'attrice Letitia Wright è stata notata più volte impegnata nelle riprese. Captain Marvel 2, a differenza degli altri progetti, uscirà soltanto tra un anno, ma direi che dopo questi due anni di slittamenti, 365 giorni non sembrano neanche tanti. Il sequel del film sulle avventure di Captain Marvel si chiamerà The Marvels e vedrà luce l'11 novembre del 2022. Al plurale perché, oltre a Carol Danvers, ce ne sono pure altre, Monica Rambeau della serie WandaVision e Kamala Khan della serie Miss Marvel, serie che sarebbe già dovuto uscire dopo l'ultima puntata di What If, ma che per qualche ragione è stata rimandata. Per qualche ragione ovviamente intendo la pandemia. E già che abbiamo cominciato a parlare di serie TV, vediamo anche la programmazione su quell'altro fronte, no? Miss Marvel, come già anticipato, uscirà l'anno prossimo, quasi sicuramente già a gennaio, già che la serie è stata già girata completamente, già. Oltre a Miss Marvel usciranno anche She-Hulk, Secret Invasion e Moon Knight. She-Hulk non ha appunto ancora una data ben precisa e la trama non è ancora nota, ma si sa già che parlerà dell'alter ego di Jennifer Susan Walters, la cugina di Bruce Banner. Secret Invasion deve ancora fare l'ultimo check, perciò difficilmente vedremo questa serie nel primo semestre del 2022, ma non c'è da deprimersi perché Moon Knight, a differenza degli altri due progetti con Oscar Isaac, ha già fatto trapelare qualche immagine, il che significa che il progetto è a buon punto. A concludere l'anno 2022 saranno invece i Guardiani della Galassia Holiday Special, uno speciale che anticiperà il terzo capitolo dei Guardiani, previsto in uscita invece il 5 maggio del 2023. Oltre ai Guardiani, nel 2023 vedranno luce progetti come Quantumania e le seconde stagioni di tutte quelle serie TV già uscite su Disney Plus quest'anno. Per il resto, direi che non ne vale la pena parlare ancora perché ora del 2023 potrebbe cambiare tutto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi chiederei di mettere un bel pollicione in su e di iscrivervi a questo canale, perché molti altri video stanno per arrivare e non vorrei vi perdeste qualcosa. Grazie per il sostegno. Taglia il nastro. Pensa sta vita che passi, mentre vanno avanti gli altri. Rimani stronzo a pesare gli sbagli, dici che sono tutti falsi. I demoni in testa combattili, tanto siamo tutti fragili. Cambia la corazza che portiamo davanti agli altri, sì. Credevo fossimo quali diabiti, seduti a cena con gli astici. Sembriamo quasi gogliardici, anche se prendiamo che i calici non abbiamo gli stessi alibi.